Adesso Scheletro, noi speriamo che sia il primo progetto che realizzeremo con l'Unione Industriali. È un macchinario unico. Dotare Napoli di un esoscheletro significa dare la possibilità a persone allettate con diverse patologie di poter camminare, poter rivedere la vita in una maniera diversa e migliorare la qualità della vita. Noi immaginiamo di affidarlo all'università. Non abbiamo ancora lavorato a questo, all'università perché possa essere uno strumento di studio, ma anche di miglioramento di tutte le persone che sono all'interno del policlinico e che hanno bisogno di essere aiutate con l'esoscheletro. È indubbio che le tecnologie rappresentano un'opportunità. Le tecnologie sono, se ben usate, sono uno strumento di inclusione, uno strumento di nuove opportunità per le persone più deboli e più fragili. Quindi è nostra intenzione, oltre che utilizzare gli strumenti più tradizionali di sostegno sociale, anche approfittare di questa grande evoluzione tecnologica per avere strumenti ulteriori che ci consentono di aiutare chi soffre e chi ha più difficoltà. Il primo obiettivo concreto sarà l'acquisto di un esoscheletro per migliorare la qualità della vita delle persone disabili, insieme con una serie di interventi in collaborazione fra Unione Industriali e Comune di Napoli per favorire una crescita del territorio sostenibile e inclusiva e ridurre la marginalità e il disagio sociale in particolari aree. Partiamo con un progetto ambizioso, è chiaro che gli imprenditori saranno chiamati a dare un sostegno concreto per questa prima azione col Comune. Si parla di circolarità e quindi restituire al territorio, le imprese devono avere questa sensibilità, soprattutto il mondo delle piccole e medie imprese. C'è bisogno di unione, c'è bisogno di industria, c'è bisogno di istituzioni. È stato siglato oggi il protocollo d'intesa sui temi dell'inclusione sociale, della parità di genere e della tutela dei diritti dei disabili, scegliendo le priorità degli interventi, a cominciare dall'esoscheletro, che sarà un importante strumento per consentire alle persone allettate di poter camminare, migliorandone così la qualità della vita. Un patto che vede impegnati il Comune di Napoli e l'Unione Industriale a creare nuovi progetti sociali per la nostra città, che siano progetti duraturi, dove vedranno coinvolti bambini, donne, anziani. Ogni anno ci sarà una proposta che con l'Unione Industriali porteremo avanti per aiutare la nostra città ad essere sempre più inclusiva ed accogliente. Noi dobbiamo partire innanzitutto dai giovani a educare che la diversità è una ricchezza e che quindi noi siamo unici e diversi e nessuno può stabilire che cos'è la normalità. Abbiamo la necessità di un impegno economico straordinario per dare una risposta ai tanti bisogni e alle tante debolezze che ci sono. Il pubblico non lo può fare da solo, quindi l'impegno del privato, delle imprese, nella loro missione sociale, per poter dare delle risposte concrete ai bisogni della disabilità, della fragilità, della povertà, della mancanza di accesso all'educazione e al lavoro, questo contributo è determinante. Ancora di più in una città come Napoli, che c'è il record nazionale e internazionale in alcuni casi delle fragilità.